Siamo a Caltagirone, San Pietro, nella sede della fattoria Terra Nostra, della cooperativa Terra Nostra. Oggi è stata costituita l'associazione che fonda la Gatta di San Pietro. Ci sono operatori polisportive di Parma, di Bologna, e di Prato e di Caltagirone. Buonasera, sono Giovanni Comuzzi, sono un operatore che lavora all'interno del Servizio di Salute Mentale di Bologna. Sono qui a Caltagirone, ospite della cooperativa Terra Nostra, come portavoce, rappresentante della rete che lavora in Emilia-Romagna, partendo da politiche di inclusione sociale legate allo sport. In questi ultimi anni, grazie al lavoro di rete non solo regionale, siamo venuti appunto a conoscere, a conoscenza di esperienze che oltre allo sport hanno toccato ambiti appunto più complessi, più evoluti per quanto riguarda il percorso di inclusione sociale, quelli legati al lavoro e soprattutto a nuove modalità per creare opportunità lavorative anche al di fuori delle istituzioni. In merito a questo vorremmo invitare gli ospiti di questa sera ad un convegno che si terrà a maggio a Bologna e che cercherà di affrontare proprio queste tematiche. Buonasera, sono Piero Sambrotta, sono un rappresentante di un'associazione della città di Prato, in Toscana, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa di inclusione al lavoro per i soggetti che provengono appunto da problemi legati al disagio in genere. Siamo qui a Caltagirone anche perché abbiamo un rapporto ormai datato da tanti anni con la cooperativa appunto Terra Nostra siciliana che ci ha permesso di fare tutta una serie di azioni legate alla commercializzazione di prodotti, quindi noi importiamo le arance da Caltagirone a Prato e le commercializziamo nella nostra città. Siamo qui perché appunto siamo una serie di persone che partendo da situazioni legate allo sport stanno cercando, hanno nella loro esperienza e nel loro retroterra la possibilità di implementare appunto il lavoro. Quindi per noi ogni possibilità, ogni opportunità che fa emergere anche un solo euro legate alla salute mentale per noi è un'opportunità importante e vitale. Quindi speriamo che con questo incontro si possa dar vita ad una serie di azioni di rete nazionale per coinvolgere non soltanto le persone presenti qui stasera a Caltagirone, ma coinvolgere anche un po' molte altre realtà. Salve, io sono Andrea Nicosia e rappresento la cooperativa sociale Terra Nostra di Caltagirone. Oggi ci siamo riuniti qua con un gruppo di amici, praticamente sia da Prato, da Parma e da Bologna, per discutere su alcune interventi che potremmo fare in questa rete che abbiamo creato insieme. La nostra cooperativa è stata creata qua a Caltagirone nel 2004, dove abbiamo fatto un percorso di inserimento lavorativo con i ragazzi che venivano da alcune comunità e anche da alcune case famiglie. Abbiamo sviluppato alcuni interventi sull'agricoltura, mano a mano ci siamo, come dire, fortificati sulla conoscenza di alcuni prodotti e con i ragazzi stessi siamo riusciti a creare, come dire, un gruppo omogeneo, in modo che siamo riusciti ad andare avanti nelle coltivazioni degli ortaggi, nella commercializzazione dei prodotti. Alla fine siamo riusciti a, come dire, a realizzare, dopo 7-7 anni, una fattoria sociale. Cioè ci siamo scommessi tutti quanti insieme di prendere in gestione un agriturismo, un'azienda agricola dove abbiamo messo insieme tutte le proprie capacità, le potenzialità di ogni singola persona e siamo riusciti a creare questa fattoria sociale. Da là siamo riusciti, come dire, a creare il lavoro per persone che erano abituate a stare a casa e quindi siamo pienamente integrati. Abbiamo anche oggi costituito una carta di rete, cosiddetta la carta di Santo Pietro. Poi nello specifico, ora lo spiegherà meglio un mio collega Massimo Costa da Parma. Passo la parola a lui. Sì, no, io sono Massimo, vengo da Parma, lavoro nel Servizio Salute Mentale di Parma da ormai tanti anni e da, diciamo, 3 anni a questa parte abbiamo creato insieme agli amici di Prato, di Caltagirone ed altri amici, da quest'anno anche gli amici di Bologna, questa associazione di secondo livello che ha nei suoi intenti principali l'obiettivo di promuovere, diciamo così, la commercializzazione dei prodotti,
che vengono così realizzati all'interno dei servizi di supplementare, non solo i servizi sociali. A questo proposito qua abbiamo deciso, e già abbiamo cominciato a realizzare una pagina Facebook in cui abbiamo messo 3 eventi che faremo da maggio alla fine dell'anno, in cui come associazione di secondo livello per l'appunto ci ripromettiamo di spiegare, no? E creare degli incontri in cui raccontare le cose che facciamo. Abbiamo deciso inoltre di partecipare con una piccola delegazione di noi a degli incontri magari anche che avvengono nei circuiti della salute mentale, tipo mi viene in mente adesso Parole Ritrovate, che è un appuntamento nazionale dei gruppi di mutuo aiuto. Pensiamo per esempio, esportiamoci, un'altra manifestazione che fa parte dell'AMPIS che terremo a Rimini. In tutti questi incontri avremo uno spazio, no, per parlare per l'appunto di questa esperienza. Da ultimo, ma non come importanza, direi che Caltagirone, che insieme a Prato sono state, diciamo così, le realtà, no, che ci hanno coinvolti, ancora in questi giorni hanno realizzato una cosa straordinaria, hanno messo in piedi questa fattoria didattica dove siamo a parlare proprio stasera, sociale, fattoria didattica sociale mi stavo suggerendo, e grazie a questi amici qua anche noi di Parma ci rimotiviamo, ci ricarichiamo, perché per l'appunto noi con questa nostra associazione che ha soltanto 2 anni di vita siamo ancora agli inizi, per cui facciamo molta fatica, e invece guardando come si sono articolate queste 2 realtà oggi prendiamo molta linfa, molta forza per poter andare avanti. Niente, passo la parola al collega amico Luciano di Prato. Sì, buonasera, sono Luciano Giusti, sono fondatore di una polisportiva a Prato ormai da 19 anni e l'esperienza è partita con lo sport. Dopo 19 anni sono nate altre realtà che avete sentito anche nei precedenti interventi, che hanno portato appunto a consolidare alcune fasce anche di oltre lo sport, in particolare il lavoro. In questi giorni, proprio la scorsa settimana, è iniziato anche un progetto europeo che si chiama InSport e vede coinvolte 9 nazioni che dovranno in un anno e mezzo di lavoro costruire un decalogo di buone prassi per portare benessere alle persone partendo dallo sport. Credo che questa esperienza appunto poi divulgata, insomma, con punti di partenza diversi degli altri paesi europei sarà estremamente interessante, perché si parla di disabilità. Disabilità vuol dire che saranno paesi che partono da punti di vista diversi, però si dovrà fare questo decalogo che porterà a in qualche maniera a declinare quali sono, dico, le buone prassi che possono partire dallo sport. Credo sicuramente il lavoro, quindi su questa spinta un po' energetica del progetto europeo, sicuramente noi oggi, proprio il 28 di febbraio, abbiamo un po' pensato, no, di rilanciare anche uno spaccato italiano, no? Uno spaccato italiano che molto probabilmente è un po' in crisi, però sicuramente noi ci proveremo, cioè quindi da oggi in poi, a aprire appunto questa pagina Facebook e non solo, per poter poi rilanciare il fatto che è possibile realizzare certe situazioni come quella dove noi siamo ospiti in questi giorni, quindi dove si riappropria le persone che hanno anche avuto un disagio a ricollocarsi. Queste esperienze si basano molto sul lavoro di volontariato, che è importante, e anche si sta affermando il volontariato anche nella salute mentale. Adesso abbiamo i rappresentanti di queste esperienze sia di Prato che di Caltagirone.
Vale, io sono Lucia Monacchi, sono volontaria dell'Associazione Nuove Idee di Traso e lavoro, accompagno che lavoro con i ragazzi da 5-6 anni e con loro ho condotto un laboratorio di confetture con 5 ragazzi che erano inseriti e appunto fanno questi prodotti e poi cerchiamo dei canali di vendita per riuscire a dare un'autonomia appunto a trovare la dignità sia nel lavoro e l'autonomia poi nel lavoro stesso. L'esperienza l'ho iniziata così per caso, avevo voglia di mettermi un pochino in gioco, la salute mentale mi interessava come ambito e ed è una bellissima esperienza, cresco con loro e mi rapporto continuamente con tanti problemi che mi fanno anche... Ci vuole presentare qualche collaboratore? Sì, una mia amica volontaria collega, Caterina. Sì, io sono Caterina e sono volontaria anch'io dell'Associazione Nuove Idee di Prato. E come la Lucia anch'io sì, provo questa esperienza che è un'esperienza in cui si fa una cosa folle, si cerca di lavorare insieme a coloro che il lavoro come caratteristica personale non l'avrebbero in una società come questa, dove cercare lavoro è la cosa più difficile. Quindi ce lo inventiamo, queste persone se lo inventano col nostro aiuto il lavoro, ce lo fabbrichiamo da solo, infatti con la Sicilia per esempio vendiamo le arance e quindi i ragazzi li raccolgono qui in Sicilia e noi li distribuiamo a Prato. E coloro che comprano l'arancia, oltre a comprare il prodotto che è buono, comprano questa volontà, questa forza, questo lavoro che noi facciamo. Adesso la cuoca di Caltagirone della fattoria sociale della cooperativa Terra Nostra. Buonasera, io sono Giusi, lavoro qui in questo resort. Stiamo cercando di inserire questi ragazzi che sono fantastici, io li ho trovati veramente socievoli, mi accompagnano, mi aiutano, fanno di tutto per rendersi utili e sicuramente andremo avanti in questo progetto, in questa esperienza. Adesso presentiamo la fattoria sociale. Questa è la fattoria sociale con i ragazzi che lavorano qui. Presenti. Io sono Ignazio Manenti, sono un socio della cooperativa Terra Nostra. Dopo un percorso in comunità lavoro nella fattoria sociale, nell'agriturismo, nel turismo rurale Camera Bonorto. È un'esperienza per ora positiva che serve a rafforzarsi e a avere un lavoro. Benissimo, adesso facciamo parlare un'altra persona. Io sono Gianfrancesco, penso che comunque una ragazza che ha avuto un suo passato acquisti una fiducia in se stesso quando, seguito sicuramente da persone che non li hanno mollati alla prima perplessità o alla prima problematica, andando contro certe volte schemi vecchi, hanno qualcosa di loro, come qui in Sicilia hanno qualcosa cui è loro, qualcosa che hanno creato loro, qualcosa che gli appartiene, quindi il lavoro ha aiutato grazie anche all'affetto, grazie anche alla stima, grazie anche ai primi risultati, alle prime cose belle, alle prime inviti per gli amici, un ragazzo e una ragazza stanno meglio, tra virgolette possono guarire da un passato o da una problematica e quindi penso che comunque queste iniziative, questo anche dar fiducia ai ragazzi faccia crescere un po' quello che può essere l'immagine di una persona che ha avuto qualche problematica nella propria vita. Comunque è da ringraziare chi bene o male ha creduto all'inizio in questi ragazzi, ha curato questi ragazzi non solo con
con quelle che possono essere anche le cure psichiatriche, ma il contatto con queste persone che hanno emanato in loro affinché hanno riacquistato la loro fiducia, la loro dignità di persona. Bene, ci diamo adesso, andiamo nella cucina che è una delle parti dell'anima di questa, di questo posto. Andando. E qui abbiamo un'altra persona che lavora qui, se si presenta. Buonasera, io mi chiamo Nando e faccio parte della cooperativa Terra Nostra. Ho fatto un bel corso di 9 anni alla comunità La Grazia e è un anno che sto qua al gruppo appartamento qua in centro e mi trovo bene. Ho migliorato il mio cammino a poco a poco sono arrivato qui dove sono arrivato. Adesso entriamo in cucina, è uno dei posti più importanti di questa fattoria sociale. Oggi c'è il compleanno di una persona. Presentiamo, se si presenta, ci racconta la sua esperienza. Sì, Idris, io sono Idris. Cosa fai qua? Come sì. La tua esperienza, come sì. Ti hanno accolto le persone? Sì, io ho fatto un lavoro qui, io ho lavato piatto, io ho trovato bene qui, io lavoro qui per la terra, per la terra, giardino. Tutto scioso io ho fatto. Oggi è il tuo compleanno allora? No, è il compleanno di un altro. Lui Idris è un ragazzo che da noi abbiamo preso nella fattoria sociale, lo abbiamo ben accolto. Dopo una condivisione con tutto il gruppo abbiamo deciso anche Idris di fare questo percorso all'interno della fattoria sociale. Io credo che lui sia integrato pienamente, anche noi con lui ci siamo integrati pienamente. All'inizio non è stato facile perché giustamente veniamo da due culture diverse, sia Idris e sia noi, giustamente. Però questo ci è servito a tutti quanti noi per conoscere le sue origini, anche il suo modo di vivere, il suo pensiero, e lui ha condiviso anche i nostri pensieri, il nostro lavorare nella fattoria. Quindi questa fattoria sociale, quindi siamo in una fattoria aperta un po' a tutti, quindi lavoriamo sul sociale pienamente. Idris, qual è stata la difficoltà all'inizio? La tua difficoltà all'inizio qual è stata? Cosa significa? Difficoltà vuol dire Idris, perché proprio, si capisce proprio. Nel senso, Idris dice la difficoltà inizialmente di ambientarsi qua, di vedere come si lavorava, quello che si fa, difficoltà nel lavoro, perché con i ragazzi. No, come io venendo qui, tutto loro bellissimo, tutto non c'è problema, no, io trovare bene, dopo io ho fatto il lavoro, non ho paura per qualcosa, e ancora io contento. Io credo. Sì, io credo che ora noi pregare Signore che un giorno. E io posso, credo. Bravo. Questo camera con etro, questo fatto grande di più di ora. Perché una cosa io credo che è importante da dire, che anche inizialmente con Idris, come dire, anche le difficoltà sono state molte nell'integrazione, nel parlare, nello stare insieme. Però una cosa fondamentale che è successa, è un piccolo episodio che è fondamentale anche raccontare, perché lui veniva qua, lavorava, e anche il fatto che lui ancora non sapeva che la fattoria sociale sono dei ragazzi che hanno fatto un percorso nelle varie comunità, quindi alcuni disagi, alcune cose, quindi i ritmi erano un pochettino più lenti del solito lavoro dove lui era abituato a fare. Quindi inizialmente c'è stata questa difficoltà, Idris ancora non riusciva, come dire, a capire bene che i ritmi erano diversi, che non è il lavorare troppo veloce, quindi noi andavamo con i nostri tempi piano piano. Però questa è stata anche una cosa importante che ci ha permesso, che lui ha avuto delle difficoltà, lui mi ha raccontato un po' la sua storia che stava una storia un po' particolare, venendo dal Togo, dalla sua città, le disavventure da quando era piccolo, e questa cosa che lui ha raccontato a me, io una volta eravamo tutti insieme, abbiamo deciso di raccontarla a tutto il gruppo dei ragazzi che hanno condiviso questo percorso. Ora anche a noi se la sì, però questa cosa che lui ha raccontato, io personalmente l'ho fatto raccontare ai ragazzi, da quel giorno di là è successo qualcosa. Non so cosa è venuto, ma tutti, è come se all'improvviso abbiamo parlato tutti la stessa lingua e tutti ci siamo capiti. Quindi il fondamentale è ascoltare gli altri con le proprie difficoltà, con il proprio disagio, quello che può essere, può aiutare l'altro a capire meglio l'altra persona. Salvatore è uno dei
degli operatori, degli animatori, dei fondatori di questa esperienza. Questa esperienza mi ha dato tanto, soprattutto a livello personale, di crescita e professionale naturalmente. In questa esperienza io mi sento uno di loro, praticamente qua si sono rotte le barriere, praticamente qua ci sentiamo tutti soci, tutti lavoratori allo stesso livello, non sento io questa differenza da operatore e paziente, perché in questa realtà è una cosa che noi non nominiamo mai, è giusto che il controllo ci deve sempre essere, l'autoaiuto, cerchiamo di fare le cose insieme, però questa è un'esperienza che mi ha fatto crescere tanto sia professionalmente che personalmente. Un saluto alla televisione. Io credo che questa sera qua, come dire, si siano potuto vedere, osservare anche voi tutti in televisione, uno spaccato di ciò che riguarda la psichiatria e il disagio sociale in genere dell'Italia, che tutti, se messi insieme, possiamo riuscire a creare una rete di lavoro, una rete di inserimento e un cambiamento nella società, in modo che tutti possiamo raggiungere, credo che ognuno di noi, alcuni obiettivi, che ogni singola persona, sia chi sta bene sia chi sta male, io credo che con l'aiuto un po' di tutti possiamo cambiare una goccia, qualcosa che possa cambiare veramente qualcosa in questo settore.